Buongiorno dal TG Med. La cronaca in primo piano: beni per un valore complessivo di 1 milione di euro sono stati sequestrati dalla sezione di Agrigento della Direzione Investigativa Antimafia ai familiari di Vincenzo Di Piazza, 73 anni. L'uomo attualmente è detenuto con una condanna a 18 anni di reclusione per mafia, è ritenuto infatti il capo della famiglia mafiosa di Castel Termini. Il sequestro riguarda beni intestati ai figli, si tratta di 26 fabbricati, compresi quelli rurali, 335 appezzamenti di terreno, un'azienda per l'allevamento di bovini e caprini, ancora una ditta per la coltivazione di cereali e poi 5 conti correnti bancari. Rissa in tribunale ieri a Palermo per la sentenza del processo contro i presunti estortori dello chef Natale Giunta. Giovanni Rao e Maurizio Lucchese sono stati condannati rispettivamente a 7 anni e 8 mesi e a 6 anni e 8 mesi. Erano accusati di estorsione, minacce e danneggiamenti. Una volta ascoltata la lettura del dispositivo, però, i parenti dei due condannati hanno cominciato a inveire contro il tribunale e contro la sentenza, che ritengono ingiusta. I familiari dei due hanno diverto le strutture che reggono le bandiere dell'Italia e dell'Unione Europea al secondo piano del tribunale, spostando anche panchine e bacheche. La figlia di Rao ha accusato un malore, alcuni dei familiari hanno dato un'escandescenza, uno di loro è stato fermato e condotto via dalle forze dell'ordine. Veniamo alla politica regionale. L'ARS ha approvato l'articolo 5 della riforma delle province, quello che disciplina l'elezione dei presidenti dei liberi consorzi, che verranno eletti in base a questo articolo da consiglieri comunali e dai sindaci delle amministrazioni che vi aderiscono. In questo modo cade definitivamente l'ipotesi della elezione diretta, un'ipotesi che il nuovo centrodestra aveva insistito fino a ieri per introdurre. È stata approvata anche la norma che prevede la composizione delle giunte che insieme al presidente guideranno i liberi consorzi. Ne faranno parte, oltre al presidente, circa 8 assessori, numero massimo nominati dal presidente tra i componenti dell'assemblea. Restano da approvare gli altri articoli, tra cui quello contestatissimo sulle città metropolitane. Se ne discuterà da martedì prossimo. Ancora sbarchi e ancora soccorsi in mare. Il pattugliatore Foscari della Marina Militare questa notte ha soccorso un gommone a sud di Lampedusa. A bordo c'erano circa 100 migranti, tra loro 23 donne, 46 minori ed un neonato. Complicate le operazioni di soccorso, non solo a causa della precarietà del gommone e per la mancanza di salvagenti, ma anche per le cattive condizioni del mare. I migranti sono stati trasferiti a bordo del pattugliatore, che si sta dirigendo verso il porto di Augusta. Disagi per la pioggia caduta abbondantemente ieri pomeriggio a Palermo, in tilt la circolazione lungo la circonvallazione palermitana, ma anche in molte altre zone. La Polizia Municipale ha chiuso al transito metà della carreggiata di via Cappuccini all'altezza di via Pindemonte perché proprio a causa della pioggia ha ceduto il manto stradale. Il sistema fognario non ha retto al carico d'acqua e decine di tombini sono stati scoperchiati dalla pressione. Sul posto sono intervenuti i vigili. È morto l'ex prefetto di Trapani, Fulvio Sodano. Si è spento ieri pomeriggio nella sua abitazione di Palermo. Sodano era da anni gravemente malato. Sono tante le reazioni, tra queste anche quella del sindaco di Palermo, che dice: con lui scompare un grande prefetto, un uomo che ha saputo coniugare alta professionalità, rispetto della legalità e amore per Palermo e per la Sicilia. Ricorda l'impegno antimafia di Sodano anche l'associazione Libera, che dice: a lui sono legate alcune delle più importanti battaglie per l'uso sociale dei beni confiscati alla mafia. Noi ci fermiamo qui, l'informazione però torna come sempre più tardi. Grazie per averci seguito, buona giornata.